nei giorni scorsi. No, molto più che freddo. Anch'io ringrazio per questa occasione di ricordare un amico, Pinuccio. Penso di essere quasi l'unico qui, certamente al tavolo dei relatori, che ha avuto la possibilità di condividere con lui un'esperienza di governo nel 1994. Eravamo seduti accanto, tutti e due vicepresidenti del Consiglio, lui ministro dell'armonia e si occupava nel tempo perso anche di telecomunicazioni e io ministro dell'interno. E ho tanti ricordi con lui. Era uno dei pochissimi, forse l'unico, con cui avevo un rapporto di totale fiducia in quel Parlamento. E questo rapporto si evidenziò in tante occasioni, ricordo una durante la bicamerale, che la Lega decise di far saltare a un certo punto con un voto a sorpresa guidata da D'Alema, e Pinuccio Tattarella fu l'unico a cui io dissi le nostre, rivelai le nostre intenzioni il giorno prima, sicuro che non le avrebbe rivelate a nessuno, neppure a Fini, cosa che infatti non avvenne, nel senso che lui non rivelò. Questo rapporto di fiducia si basava su una conoscenza, un'intuizione, una sensibilità comune. Noi così diversi, uomo del nord, lui pugliese, per tanti aspetti così diversi, però eravamo simili nel considerare la politica come una nobile arte da svolgere affermando i principi, prima di tutto quello dell'onestà nei rapporti personali, quello della correttezza e quello dei valori. Entrambi eravamo convinti che quell'esperienza di governo nel 94 fosse complicata e difficile, e io imparai subito a conoscerlo da una serie di eventi e di occasioni. La prima fu quella che ha già citato Italo Bocchino, questa contesa tra Lega e Alleanza Nazionale su federalismo e presidenzialismo, possono convivere oppure no. Ricordo che nel 94, tutti lo ricordano, ci presentammo divisi, al nord polo della libertà e al sud polo del buon governo, Alleanza Nazionale contro la Lega al nord, tenuti insieme da Forza Italia, e quindi la sfida era: riusciranno a stare insieme? E a Pinuccio venne questa idea: mettiamo in una stanza i due grandi professori, uno che sostiene le ragioni del federalismo, l'altro quelle del presidenzialismo, e troviamo l'accordo. Dopo un'ora e mezza circa di dibattito non c'erano posizioni più divise tra i due professori, e a un certo punto io, preoccupato che non si potesse trovare l'accordo, guardo Pinuccio e lui mi fa segno, mi dice: tutto a posto, bene, abbiamo finito. Nello stupore dei due professori usciamo fuori e dice ai giornalisti: accordo trovato, effettivamente. E poi si fece il governo sulla base di quell'accordo, che non era stato trovato, ma che lui riuscì a scrivere nero su bianco. La prima riunione del Consiglio dei Ministri, seduti vicino, una novità per entrambi, mi dice: bene, dobbiamo rafforzare i rapporti tra di noi, l'intesa tra di noi, questa sera vieni da me nel mio ristorante. E dico: qual è il tuo ristorante? I Due Ladroni. E lì ho capito subito che cosa mi sarebbe capitato nei mesi successivi. Esatto. Tanti ricordi personali, dicevo, ma quello che mi piace ricordare di lui, oltre il rapporto che io ho avuto, è veramente l'intuizione, che per lui era quella di andare oltre, l'intuizione, la capacità di vedere quello che sarebbe successo al di là dell'oggi. Questa volontà di costruire le condizioni perché si andasse oltre quello che c'era, oltre il polo, tenendo presente le ragioni della Lega. E questo non è capitato spesso nei rapporti a volte burrascosi all'interno della maggioranza di governo di cui la Lega ha fatto parte nel corso degli anni, perché la Lega ha una sua specificità.
Non a caso è l'unica formazione politica che mantiene il nome Lega Nord da quando è nata, cioè dal 1990, prima ancora Lega Lombarda. Non abbiamo bisogno di cambiare il nome, non l'abbiamo mai cambiato. La nostra è una formazione fortemente identitaria e identità non vuol dire valori ideologici sull'asse destra-sinistra, sull'asse orizzontale, ma per noi identità è territorio, è una presenza forte posizionata sull'asse verticale nord-sud, che poi è stato inteso ed è stato vissuto a volte anche come un conflitto tra nord e sud, ma che può essere invece questa forza, questo radicamento della Lega utilizzato anche a favore dello sviluppo di un più armonioso modo di stare insieme, per usare un termine caro a Pinuccio Tatarella. Lui aveva capito questa specificità da uomo che anch'egli fortemente legato al territorio, bastava andare con lui in giro per le sue contrade pugliesi per vedere l'omaggio, la reverenza, l'amore che i cittadini avevano nei suoi confronti quando lo incontravano, perché era uno del popolo, era uno che non si era mai montato la testa, era uno che non si prendeva troppo sul serio, e da questo punto di vista era molto simile a noi, a me, della Lega. Quindi lui aveva capito la specificità della Lega e sapeva che per tenere dentro la Lega bisognava lavorare molto sui contenuti, sul programma, non sull'ideologia. Noi diciamo sempre, la Lega lo dice da sempre, noi non siamo un movimento di destra o di centrodestra, noi pretendiamo di rappresentare i territori del nord, delle regioni del nord, a prescindere dalla collocazione ideologica. Se uno non capisce questo, poi si stupisce di certe uscite che fa la Lega o di certe posizioni. Lui l'aveva capito ed era riuscito in quei pochi mesi di governo a indirizzare l'azione di governo in modo tale che mantenesse la coalizione una vita e un'attività. È durata poco quell'esperienza, ma perché non c'erano le condizioni. E le condizioni sono quelle per noi fondamentali dei contenuti, non dell'essere contro o dell'essere da una parte rispetto all'altra. Mi piace il titolo, manca una cosa però, centrodestra nella Terza Repubblica, manca un punto interrogativo alla fine, chiediamocelo. Ci sono le condizioni perché ci sia, lo dico per quanto mi riguarda, come Lega naturalmente, perché l'esperienza del 94 fallì non solo perché eravamo agli inizi, Bossi, Berlusconi, non si annusavano troppo, erano in competizione, ma anche perché la coalizione nacque come pura coalizione elettorale. Mettiamoci insieme, superiamo il 35, 36, 37%, vinciamo e poi si vedrà. E poi si vedrà. Per fare cosa? Boh, è durata 8 mesi essenzialmente per questo motivo. Ogni provvedimento era l'occasione per una disputa interna che non trovava soluzione perché non c'era un accordo preventivo. La riforma delle pensioni, che fu il pretesto per far saltare tutto, era giusto o non era giusto? Nel 2001 l'abbiamo fatta la riforma delle pensioni, l'ho fatta io, l'ha fatta uno della Lega. Perché allora non si poteva fare? Quindi la coalizione, che nasce solo con la prospettiva di superare una certa soglia e poi si vedrà, non ci interessa, non mi interessa, non può funzionare. La coalizione invece, che nel 2001 nacque e che durò e governò 5 anni, era nata sulla base di un programma. Si discute che cosa scriviamo, ci si può anche accapigliare su quello, si può anche non essere d'accordo, ma se si trova l'accordo, quello è il programma di governo, e a meno che cambi il mondo siamo tutti impegnati a realizzare queste cose. A queste condizioni io posso dire noi ci stiamo, la Lega ci sta, ma a queste condizioni, e sono le condizioni che mi hanno indotto un anno fa, proprio a gennaio del 2012, il 6 di gennaio, a fare una cosa che se avessi dovuto ascoltare i miei amici leghisti non avrei mai fatto, e cioè firmare di nuovo l'accordo
di coalizione con Silvio Berlusconi. Allora c'era solo il PDL, quindi era più facile. Non l'avrei mai fatto perché noi eravamo all'opposizione del governo Monti e il PDL era a sostegno del governo Monti. E perché l'ho fatto? Per vincere Lombardia, certo, ma l'abbiamo fatto sulla base di un documento che prevedeva alcune cose, stessi argomenti messi nel programma per le elezioni politiche nazionali, la macroregione, la riforma della Costituzione con il Senato federale, l'abolizione delle competenze concorrenti, la compartecipazione delle regioni al gettito fiscale e altri temi. Ecco, se questa è la prospettiva, io dico è interessante, a noi interessa, sapendo che la Lega ha le sue specificità, Europa, Euro, che sono diverse dalle posizioni di altri partiti qui presenti, ma anche su questo governo ci sono posizioni diverse. Noi siamo dalla stessa parte di Forza Italia, il nuovo centrodestra è sull'altra sponda politicamente parlando, quindi sono diversità di opinioni che sono giustificate dal fatto che siamo partiti diversi, che siamo formazioni politiche diverse, che hanno una storia diversa e che hanno anche delle sensibilità diverse. Sono incompatibili tra di loro? Non lo so, io non credo. La nostra forte critica nei confronti dell'Europa non è per tornare indietro, tornare agli stati nazionali e distruggere il sogno degli Stati Uniti d'Europa, ma è la nostra critica per andare avanti. Questa è un'Europa che non funziona. La crisi economica che ha colpito l'Europa e gli Stati Uniti, il governo federale degli Stati Uniti due giorni dopo è intervenuto facendo un provvedimento che ha messo 5 o 6 miliardi di dollari a sostegno delle attività economiche. Il governo federale, tra virgolette, europeo cosa ha fatto? Ha chiamato i vari governi e ha detto voi dovete fare questo, questo e questo, se no succede un casino. Non ha la possibilità di intervenire, non può fare decreti legge, è un sistema ancora incapace di incidere soprattutto nei momenti di grande necessità. Ed è un governo europeo, ed è un livello europeo frenato ancora dalle ambizioni dei governi nazionali. Siamo a metà del guado, noi siamo per correre velocemente verso una nuova Europa che noi chiamiamo l'Europa delle regioni. La Lombardia, lo sa bene Roberto Formigoni che l'ha governata per tanti anni, è una regione che ha 10 milioni di abitanti, grande come il Belgio, ha il 22-23% del prodotto interno nazionale, è uno dei quattro motori d'Europa. Lui e io ora governare la Lombardia lo facciamo ma senza i poteri che ha il primo ministro del Belgio, senza avere la possibilità di interloquire con l'Europa come fanno i governi nazionali su politiche che riguardano direttamente le regioni, la politica agricola per esempio. Noi chiediamo che le regioni abbiano, le aree omogenee abbiano un ruolo più importante in Europa, da qui la nostra critica, non è tornare indietro ma è andare avanti, più velocemente di quanto alcuni dei partiti della coalizione di centrodestra pensino o immaginino. Anche da questo punto di vista noi siamo pronti a discutere. Penso che le nostre posizioni non siano incompatibili con un accordo politico più generale. Ma come fare per arrivare lì? Discutere, certo. Quando ci sarà la questione?